Eccoci qua, finalmente, le ultime tre storie, signori. Esatto, ci stiamo avvicinando a Natale e quindi pensavo che Harry Potter fosse la saga più adatta, visto che c'è sempre, sempre il momento natalizio in Harry Potter, ma quello sarà l'ultimo racconto, appunto. Prima di allora avremo delle altre vicissitudini. Quindi, cosa andremo a vivere quest'oggi? Attenzione, adesso. Perché vuole dirmi Death di Hollows? Ma io non glielo concederò. Death spazio. No, ho fatto spazio. Death of. Ok, adesso ti frego. And the death of the sorting hat. Ma perché? Hermione, no, non so se me la sento, sai? Lo sento già mugugnare. Senti Harry, ormai siamo grandi, i nostri figli sono a scuola, possiamo fare quello che vogliamo. In che senso possiamo fare quello che vogliamo? Cosa penserebbe Ron? Harry, lo sai perché siamo qui? Sì, lo so, lo so. Va bene, mi faccio forza e vado, eh. Vai, lo sai che lui ti vuole bene, lo sai. Io sono un po' preoccupata, però. Questo è un compito tuo, io sto qui, ti aspetto. Va bene. Ma Hermione, sei qui con me? Sì, alla fine ho cambiato idea. Ah, buongiorno, finalmente siete tornati. Io sono solo. Sono così. Oh, sono libero. Se cammino sono libero. Non sono pazzo! Non sono pazzo! Invece sì, sei pazzo, signore. Lo so che è difficile ammetterlo, però lei è pazzo. No! Sì, invece sono pazzo e adesso lo sto ammettendo. Beh, progressi. Possiamo andare quindi, Hermione? Sì, direi che possiamo andare. Fermi. Devo raccontarvi una storia. Non una storia. Ma una storia? Sì, una storia. Ma lei è pazzo, racconta solo storie pazze. Io racconto niente. È lui che racconta storie pazze, vero, signore? No, non racconto storie pazze perché non sono pazzo. Però sono pazzo, ma non racconto storie. Sentite, eh? Volete sentire questa storia o no? Bene. Che storia è? Questa è la storia che ci catapulterà tanto tempo fa a Hogwarts. Ah, sono Salazar Serpeverde e mi diverto a distruggere le panchine. Questo nuovo arredamento non mi... Salve, signor Grifondoro e signor Corvo Nero, tutto bene? No, non è colpa mia, non è colpa mia, eh. Questa è l'ultima volta che fai uno dei tuoi scherzi. Capito? Capito? Ma io non ho scherzato minimamente, io non ho fatto mai nulla di male, non ho fatto mai nulla di male se non forse l'altro giorno. L'altro giorno? Cosa dovresti aver fatto l'altro giorno? Allora sputerò sputo. Ma io non sputo niente, sono un uomo come si rispetta e quindi e quindi non sputo niente. Però hai detto che l'altro giorno hai fatto qualcosa. Mamma mia, anche te, signor Grifondoro, quanto puntiglioso. Hai detto che è una persona per bene, è una persona per bene. Io adesso mi fiderò di lui per sempre e me ne vado via, ok? Ciao. No, no, non se ne vada, devo raccontare una storia. Deve raccontare una storia, non se ne vada. Devi raccontare una storia, non me ne vado. Cioè, volevo dire, ti dica, Duca. Allora, l'altro giorno ero lì nella foresta e pensavo, ma quanto sarebbe bello uccidere Cosetta Corvo Nero, no? E invece avevo nel mio sogno ucciso un Thestral. Solo che uccidendo un Thestral non conta, e quindi in realtà non l'avevo visto. E quindi in realtà non so veramente se ho ucciso un Thestral o meno. Boh, è una strana storia questa. Sì, in effetti è una strana storia e non so perché adesso siamo qui con te nella storia, però vabbè, facciamo finta di niente. Sì, in effetti, e poi cos'è questa storia che dovevi uccidere me? No, non dovevo uccidere te, nel senso, volevo uccidere il cappello. Questo è il miglior cappello di sempre e volevo ucciderlo. Ma perché? Se è il miglior cappello di sempre. Perché è un cappello zucca. I capelli zucca quando li uccidi diventano zucche. Ma è già una zucca. Ma nel senso che puoi mangiare la zucca, cappello. Lei non capisce proprio niente, signor Grifondoro. Ha ragione, non capisco niente, signor Grifondoro. Ha ragione, non capisce niente, signor Ho ragione.
Cioè, sì, ok. Quindi questa era la mia storia, nulla di così preoccupante. Crucio! Volevo dire, niente di così preoccupante. Beh, in effetti, niente di così preoccupante. Alla fine voleva uccidere una zucca. Nessuno si offende. I seguaci suoi! Ops, ho chiamato a me i miei seguaci, scusi. Ma quindi lei è davvero cattivo? Sì, sì, lei è davvero cattivo. Adesso aspetti che gli spruzzo un po' d'acqua al seguaccio. Ma è stato facile. Sì? Non finirò le guai per questo, vero? In effetti non posso dimostrare che sia stato lei a chiamarli. Sì, anche se l'ha detto poco fa, lo ha ammesso. Si chiama a confessare. Io non ho ammesso niente e il Veritaserum è finito, quindi io me ne vado e non vi dirò mai più niente. Non vi dirò nemmeno quando ho ucciso il cappello parlante. Cosa, scusa? Oh no, sono un confessore provetto. Va bene, mi avete scoperto, basta. Cosa vi devo dire? Un giorno stavo camminando qui, dove stiamo camminando anche oggi, e per sbaglio avevo trovato qui un cappello parlante. E io ho detto, oh, che bella questa torta, e l'ho mangiata. Come ha mangiato il cappello parlante? Ma come si permette? In effetti non è cosa gradita qui a Hogwarts. Ho capito, però era qui su un piatto, sembrava una torta, l'ho mangiata. L'ho mangiata. Ho capito, non è colpa mia essere invitante, uffa. Sentite, fra qualche giorno vado in bagno, facciamo una magia e poi ritorna come prima, va bene? E non ho ucciso nessuno. Mi sembra una cosa molto, molto, molto discutibile, però lo prendo per un va bene. Ok, lo prendo anch'io per un va bene. Oh, grazie, siete molto gentili. Adesso non farò mai più nessuna malefatta. Devo dire che questa storia mi ha fatto un po' schifo. Le do 3 stelle su 7. Ma cosa dici? Merita 2 stelle su 7. Facevo ancora più schifo di quanto pensassi. Ho capito, sono pazzo. Quando uno è pazzo non sa scrivere storie belle. Dovete saperlo. Lei, signore, oltre che pazzo è anche un opportunista. Lei si definisce pazzo quando meglio le conviene. Adesso lei meglio che si butti giù la finestra. No, sì, la inseguo. No, la prego, sì, la inseguo. Guarda, guarda come ti inseguo. No, non sono pazzo, sono tutto... Scrivo solo male. E questa è la storia di come il Leroy all'occhio non sapevo più inventarsi storie come un tempo. E niente, ci vediamo domani con magari una storia più bella. Speriamo.